Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Mi tolgo gli occhiali che tanto non servono, mi danno un'aria soltanto da intellettuale e niente più. E benvenuti in questo primo appuntamento della nuova rubrica, ovvero il salotto sul crogiolo. Praticamente che cosa faremo? Quale sarà il contenuto di questa nuova rubrica? Scambieremo quattro chiacchiere con diversi ospiti che si susseguiranno. Per l'appunto scambiare quattro chiacchiere e ci interesseremo a loro soprattutto per quanto riguarda il loro lato TCG. Come primo ospite di questa nuovissima serie abbiamo qui con noi Lorenzo Ferrero, in arte, pseudonimo, correggimi se sbaglio Lorenzo, di Lorenzo Riedrich, giusto? Giusto, giusto, sacrosanto. Lui Ciao a ha... tutti, ciao. Ciao Lorenzo e grazie infinite per esserti unito a noi in questo primissimo appuntamento. Chi è Lorenzo Riedrich? Chi è Lorenzo Ferrero? E leggo direttamente dal suo profilo Instagram che vi Vai. lascerò in descrizione, un attore, uno speaker, un divulgatore sul doppiaggio, un videogiocatore, un redattore per Tom's Hardware Italia e un collezionista di giochi di carte collezionabili. Giusto? Yes, assolutamente sì. Il suo format più famoso sul profilo Instagram è personaggi che non sapevi avessero lo stesso doppiatore, parte 70. Sta leggendo qua, quindi si è arrivato praticamente alla 70ª puntata di questo Oh, format. È tantissimo. abbastanza, e non ho mollato praticamente mai se non per un giorno, e ho visto che alla gente piace, la gente vuole quello, e quindi chi sono io per toglierlo? Hai fatto più che bene, anzi ti ringrazio per questo nostro secondo incontro perché sappiatelo, ci sono stati dei piccoli problemi tecnici, è la seconda volta che ci incontriamo con Lorenzo. La prima volta diciamo che è stato più un conosciamoci, ok? Diciamo, Esatto, mettiamolo sotto esatto. questo punto di vista. Lorenzo, tu sei un collezionista di giochi di carte collezionabili, ti reputi un collezionista di giochi di carte collezionabili, quindi ti parto subito con la primissima domanda di questo nuovo format, che è come ti è nata la passione per i TCG? Allora, come penso molti della nostra generazione, perché alla fine io e te ci passiamo relativamente pochi anni, tutto è partito con le carte di Pokémon, perché Pokémon ha fatto 25 anni l'anno scorso, se non ricordo Sì, male, o già esatto. 2 anni fa, mi sa, addirittura, perché è del Se non... 95, se non È sbaglio. del 95, quindi sì, li ha fatti l'anno scorso, se non mi sbaglio. L'anno scorso. Sì, no. Vabbè, Vabbè. comunque, siamo lì. E ha da poco fatto 25 anni, io li ho visti nascere e arrivare poi nel nostro paese e qualche anno dopo la nascita di Pokémon sono arrivate anche le carte. Se inizialmente c'erano solo le figurine, come prima cosa, le carte sono arrivate dopo e sono diventate, purtroppo o per fortuna, a seconda dei casi, un salasso per cui anche alle elementari, alle medie, si facevano carte false appunto per averle. Ed è nato tutto da lì. Poi, quando poi si diventa un po' più grandi, si inizia a comprendere un pochino meglio anche tutto l'universo che sta intorno ai giochi di carte collezionabili. Quindi conosci, fai, poi è arrivato Yu-Gi-Oh! Quindi anche quello noi l'abbiamo visto arrivare proprio in pieno dalla prima espansione, che col senno di poi avessimo tenuto qualcosina, saremmo probabilmente molto ricchi. Già, E soprattutto di Pokémon, ma noi ci soprattutto. si giocava. C'era la parte ludica che adesso hanno ormai in pochi, soprattutto le nuove generazioni. Noi si giocava, si consumavano, cioè, non ci interessava tanto collezionarle se non quelle che ci piacevano, e poi si giocava, si scambiava. Bisognava averne il più possibile. Quindi è partito tutto da lì. Quindi tu... Faccio questa domanda che esula da quelle che abbiamo pattuito assieme. Tu sei partito come praticamente tutti quanti, come anche il sottoscritto, a giocare carte, quindi sei nato come giocatore prevalentemente, poi hai sviluppato questo lato da collezionista. Esattamente, anche perché specialmente qualche anno fa era quando non c'erano tutti i bilanciamenti che vengono fatti oggi di anno in anno, era un più spendi, più hai le carte più forti, di conseguenza più vinci. Quindi se prima magari tu avevi un mazzo introduttivo di un qualsiasi gioco,
chi aveva più esperienze, quindi aveva, io parlo ad esempio di Magic, Magic quando non c'erano le limitazioni, le carte bandite eccetera, così come Yu-Gi-Oh, se avevi quelle 4-5 carte che ti costavano un botto, tu potevi vincere anche benissimo al primo turno. Vinco al primo turno, era una roba, cioè nei mazzi vecchi di soprattutto di Magic dovevi vincere al primo turno, altrimenti la partita non aveva senso di esistere. Quindi o vincevi tu al primo turno, era l'avversario a vincere al suo primo turno, praticamente. Esattamente. Era poi come... tutto un ti rispondo, io ti rispondo a mia volta, però rimaneva tutto nel primo turno. Le partite duravano 5 minuti. Allora, meno male che al tempo duravano 5 minuti le partite di Magic, perché ho visto anche delle testimonianze, perché in questi giorni, non so se si sta svolgendo ancora, ma quando vedrete il video sicuramente già sarà finito, sta avendo luogo non solo il torneo di Pokémon, ma anche il torneo mondiale di Pokémon, ma anche quello di Yu-Gi-Oh! E mi hanno detto, cioè più che detto io ho letto, che il primo turno di Yu-Gi-Oh! È durato 16 minuti, il primo turno di un giocatore. E quindi giustamente, scherzando, hanno detto speriamo che sia previsto almeno un servizio catering per chi inizia per secondo, in modo tale che chi inizia per primo dice va bene, fai tutte le giocate che devi, io vado a prendermi un caffè, dopodiché torno. Un'altra domanda che esula da quelle che abbiamo pattuito è quanto può incidere, se ti stai occupando o stai seguendo ancora il settore competitivo, quanto può incidere sul divertimento un turno che dura così tanto e quindi non ci sono quelle giocate che coinvolgono entrambi i giocatori? Allora, se fosse in me, se fossi io, se ci metti più di 5 minuti, io piuttosto te la do vinta. Perché una partita, no, cioè, è proprio, secondo me è proprio una tattica di alcuni giocatori, ovvero portare all'esaurimento il proprio avversario in modo tale che dici, oh, ma da che so, in alcuni contest ufficiali c'è anche il timer, cioè tu non puoi far durare il tuo turno più di tot. Come ad esempio in Flesh and Blood so che c'è un timer stabilito per la durata totale di una partita. Quindi assolutamente sì. A me porta a noia, mi porta seriamente a noia e mi porta seriamente a dire senti, facciamo che hai vinto perché mi hai rotto, fantastico. E una proposta che magari buttiamo là, la buttiamo assieme, se ti fa piacere. Magari avere un timer di scadenza un po' alla Hearthstone, del tipo stai giocando, dopodiché parte il timer e all'interno di quel timer tu devi fare la tua giocata. Quindi turni di 5 minuti, 3 minuti, 2 minuti, 2 minuti magari è un po' prima, quando giocavamo noi a Yu-Gi-Oh! Era già un turno esagerato, perché mi ricordo che era evoco un mostro, posiziono due carte e passo. Dopodiché l'avversario faceva evoco un mostro, attacco il tuo mostro in difesa, ok, se lo distruggo bene, posiziono due carte e passo. Dopodiché era tutto un gioco molto più interattivo, cioè c'erano molte più... era molto più coinvolgente il gioco prima. Invece adesso ho visto, anche giocando sulla piattaforma online di Yu-Gi-Oh!, non so se l'hai esplorata, praticamente è quello che si ha nella vita reale, si ha anche nel virtuale. Quindi a volte io sul serio mi alzo, vado a farmi un caffè, dopodiché torno e sta ancora giocando a volte. Quindi secondo te un timer che va proprio a delimitare un limite oltre il quale non si può andare potrebbe salvare i giochi di carte collezionabili che, come Yu-Gi-Oh! Ad esempio, stanno inesorabilmente andando verso giocate sempre più noiose, sempre più lunghe, dove praticamente il lanciare una moneta e vedere chi inizia per primo o per secondo, già dal lancio della moneta decreta il vincitore del duello? Secondo me sì. Poi vabbè, Yu-Gi-Oh! Adesso è partita con gli speed duel, quindi ha proprio deciso di fare due approcci diversi. Quindi chi vuole farsi le partite molto rapide va di speed duel, chi vuole invece ricominciare, ragionare, aspetta, devo incatenare questo, poi vado, pesco, eccetera, si fa i duelli normali. Che ci sta, ma fino a un certo punto, secondo me, come negli scacchi. Negli scacchi non puoi stare 8 ore a fare la tua mossa, c'hai un timer, quindi devi fermare il tempo, cioè devi fare la tua mossa, devi ragionare in maniera molto rapida.
Certo. Cosa che secondo me dovrebbe succedere anche nei giochi di carte, perché sennò poi va a noia. A me viene a noia, poi c'è a chi piace, però... Tu continui a giocare? No, io non gioco da tanto perché non c'ho gente con cui giocare, non ho voglia di andare... Cioè, è capitato di andare a fare qualche booster draft, però non è il mio. Non è il mio. Poi, se capita, ben venga. Ultimamente ho ricominciato a giocare online al Pokémon GCC, ma a tempo perso. Cioè, deve essere proprio gioco a quelli online proprio perché ti permettono di giocarci a tempo perso, non spendere soldi, perché fondamentalmente tu puoi anche non spendere un centesimo, però che ti permettano comunque di giocare, di divertirti in maniera molto semplice, senza per forza dover interagire con altre persone. Ecco, mettiamola così. Poi è sbagliato quello che ho detto, cioè la socialità, soprattutto nei giochi di carte, è importante. Personalmente preferisco più il lato collezionistico che il lato competitivo. Ma se capitasse, ben volentieri. E a proposito di questo, mi ricollego con la seconda domanda, al quale hai già parzialmente risposto, ovvero sul tuo profilo Instagram dichiari a chiare lettere di essere un collezionista di giochi di carte collezionabili. Perché hai scelto questo aspetto dei giochi, dei TCG, piuttosto che il lato competitivo? Perché diverse persone comunque dicono: ok, io entro a far parte di un qualsiasi gioco di carte collezionabili, oppure un qualsiasi gioco di mazzi unici al mondo, come per esempio è per Keyforge, inizio a comprare mazzi, dopodiché a seconda della situazione che mi si para davanti inizio a scegliere un determinato format, un determinato formato di competitività, e da lì poi mi regolo a seconda anche delle spese che devo fare, quindi mi butto completamente sul competitivo senza prendere in considerazione il lato collezionistico. Tu praticamente hai fatto il contrario, hai scelto il lato collezionistico piuttosto che quello competitivo. E cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Probabilmente, come dicevamo all'inizio, il fatto che perlomeno qualche anno fa, per essere competitivo dovevi essere fornito di soldi. Quindi mi ha dato a noia proprio questa cosa qua. Specialmente nei posti dove giocavo non c'erano giocatori normali, c'erano persone che spendevano un sacco di soldi, c'erano persone che facevano i campionati nazionali, mondiali, quindi io non potevo giocare con loro, perché tanto era un faccio questo e ho vinto. E quindi quella cosa lì mi ha dato annoia. Poi, come abbiamo detto, le regole sono cambiate, ma a me è rimasta questa cosa qua, quindi ho un paio di mazzi che tengo pronti per giocare con gli amici, magari ne ho due dei Pokémon, dico vabbè, stasera voglio farmi una partita, ci ritroviamo e giochiamo a quelli, porto i mazzi pronti e via. Perfetto. Così come di Magic, però ecco, preferisco collezionare, nonostante io non spenda moltissimi soldi, anzi praticamente non ne spendo, perché quello che riesco a vendere di cose che non mi interessano io lo reinvesto per comprarmi cose che mi interessano e via. Quindi non hai preso neanche in modo imprenditoriale, passami il termine, imprenditoriale questo tuo modo di approcciarti ai giochi di carte collezionabili? Esattamente, anche perché io sono convinto che nel momento in cui tu prendi il lato imprenditoriale della cosa, di conseguenza tu non ti diverti più a fare questa cosa, ma la vedi solo come un mero guadagno, un mestiere. Io compro per rivendere, per fare sempre più soldi. A quel punto lì, secondo me, non ti diverti non più. Non è più collezionismo, ma diventa imprenditoria, appunto. Cioè, tu compri non per avere una tua collezione da conservare, riguardare ogni tanto, vantarti con gli amici, perché il collezionismo è anche quello, se fatto in maniera sana, ovviamente, certo. Ma diventa un lavoro e quindi a me non sta più bene. Ok, quindi non c'è più l'essenza del collezionismo quando inizia a subentrare, quindi ad entrare in gioco la speculazione. Esatto, perché se tu pensi, ok, prendo questa per poi rivenderla e poterne prendere un'altra che poi posso... Cioè, quando non c'è più il lato divertente della cosa, ma solo il lato del vil danaro, allora a quel punto lì a me non piace più. E quindi è come praticamente un cane che si morde la coda, è un comprare per rivendere, poi comprare e rivendere, comprare e rivendere,
E non si arriva poi a nessuno, a niente, non si arriva poi a, a praticamente nulla, a stringere nulla. Esattamente. In mano. Diverso invece se tu collezioni per poi in un futuro, in un momento di difficoltà, noia, cambi progetto, eccetera, dici vabbè, rivendo tutto. E sono contento però di quello che ho preso e quindi... Cioè, quello è una sorta di investimento a lungo termine che secondo me ci può stare, perché tu non pensi a rivenderlo in questo momento, ma... Se mai dovessi cambiare idea, so che posso venderlo a un buon prezzo. Ecco, mettiamola così. Ottimo. Che è leggermente diverso, secondo me. Beh, sicuramente anche magari in ottica di generazioni future, no? Uno dice, ok, esatto, gli lascio un qualcosa, almeno loro poi ne faranno quello che vorranno. Corretto come concetto, come ragionamento? Potrebbe sì, sì, esattamente così. Ok, esattamente così. Quindi la domanda che adesso voglio farti è... Abbiamo parlato del tuo lato collezionistico, abbiamo parlato del fatto che ti sei approcciato ai TCG sotto il lato collezionistico. Che cos'è per te il collezionismo, quindi? Collezionismo per me è riuscire ad avere una cosa che desideri, magari in più copie, in più versioni, queste cose qua. L'importante è che piaccia, cioè nel momento in cui appunto collezioni non per piacere ma per altri interessi, secondo me non è più collezionismo. Cioè c'è chi colleziona i tappi di bottiglia, ti piacciono i tappi di bottiglia, ti piace averli lì, perfetto, perché poi i giapponesi insegnano che qualunque cosa è collezionabile, dalle schede telefoniche ai giochini dei gacha, alle bustine di zucchero banalmente, ognuno ha le sue, e se è una cosa che ti diverte fare, ben venga. Anche le collezioni più tradizionali, tipo i francobolli, ad esempio. Esatto. Sono quelli che di solito, quando si parla di collezionismo alle generazioni un po' più adulte, è il primo esempio di collezionismo che viene alla mente. Cioè, ah sì, mi ricordo quando facevo la collezione dei francobolli ai tempi miei, e si parla praticamente di anni e anni fa. Chi effettivamente colleziona però non colleziona, oggi sto veramente fuso, chiedo scusa all'utenza, chi colleziona tappi di bottiglia magari si sta preparando a un nuke shot come in Fallout, chi lo sa. Esatto. Già abbiamo affrontato tempo fa durante il nostro primo incontro questo aspetto. Mi auguro che non gli servano mai i tappi di bottiglia, no, perché se dovessero servirgli, insomma, inizierebbero a essere guai un po' per tutti. Quindi, sai cos'è una cosa bella di collezionare? Cioè io penso anche a chi colleziona gli euro, ad esempio, gli euro delle varie nazioni. Il fatto di emozionarsi dicendo, guarda, questo è quel famoso euro che hanno stampato, adesso ti faccio l'esempio degli euro, sì, che hanno coniato nel 2014 per quella ricorrenza particolare. Wow, non l'avevo mai visto, me lo scambi, queste cose qua. Idem con le carte, dici, oh cavolo, quello è un Mewtwo del set base, fantastico, non l'avevo mai visto. Queste cose qua. Questo è il collezionismo, secondo me. Emozionarsi per una cosa che magari hai sempre visto, sentito parlare, per quanto riguarda il collezionismo, finalmente la vedi e dici, cavolo, sarebbe bellissimo averla. Forse non perché, per rivenderla. Forse perché, scusami se ti interrompo, forse perché ritorni bambino durante i vari scambi, cose simili. Sì, sì, probabilmente anche quello. Quindi è un po' un risvegliare gli antichi ricordi di quando magari si era spensierati, si andava a scuola anche con le figurine. Mi ricordo che avevo il... sicuramente ce l'hai avuto anche tu, l'album delle figurine di Pokémon, che non sono mai riuscito a finire, ahimè, ma me lo sono ripromesso, lo acquisterò direttamente su eBay, così almeno ce l'ho già pronto, preciso, lo metto dentro una bustina e lo lascio lì. È l'unico che abbia mai completato, insieme a un paio dei calciatori. Calciatori? Mai. Mai in vita mia, non sono mai riuscito a completare quello di Tasmania. Uno. Non so perché io avevo l'album del cartone di Tasmania ed è uno dei pochi che ho completato. Così. L'unico che ho completato io, mi ricordo, è stato quello di Hercules con Kevin Sorbo. L'unico che Madonna, abbia mai completato. L'unico, e il quale telefilm esiste anche sotto forma di gioco di carte collezionabili. Sono tipo le... Sì, me le ricordo. Tipo le... le carte del wrestling erano, se non simili, sbaglio. Sì, molto simili. Io ho un mazzo qui, ce l'ho lì, ma dovrei ovviamente alzarmi, poi magari vi farò una storia su Instagram dove vi farò vedere proprio il mazzo reale di Hercules, quindi non perdetevi i prossimi post, le prossime storie che troverete sul canale Instagram.
come sempre seguitemi e seguite anche, rinnovo l'invito, Lorenzo sul suo profilo Lorenzo Riedrich, vi lascerò entrambi a questo punto direttamente in descrizione. E esiste anche quello di Xina, ma di giochi di carte collezionabili ce ne sono un'infinità, sono all'incirca più di 450 tra oramai estinti e chi invece è sopravvissuto con il tempo, Fantasy Magic che è stato il primissimo, il capostipite, e da 30 anni affolla i centri ludici di fiducia di ogni singolo giocatore e continuerà, sono sicuro, imperterrito a deliziarci della sua presenza. Passiamo quindi, avendo parlato di Magic, di Pokémon, di tutti questi giochi dove tu hai giustamente detto che servivano diversi fondi a livello economico per poterli mandare avanti, con la domanda che effettivamente riguarda proprio questo aspetto, ovvero quali sono le tue carte più rare? Allora, io ho preparato un paio di cose. Allora, io direi che la più rara, perché di difficile reperimento, sì, di difficile ottenimento, okay, ecco, chiamiamola così, è questa. Allora, facciamo come i blogger beauty, così. Tanto poi comunque metterò direttamente delle grafiche, così almeno chi okay ci sta guardando da casa riuscirà a vederlo perfettamente. Infatti in questo momento la state vedendo. Allora, questa è una carta che Wizard, una carta di Magic, dava nelle vacanze natalizie del 2021. Infatti è inciso, adesso non so se riesco a farvelo vedere, è lì in fondo, qui, sì, in fondo a destra. Scrittina qua, Happy Holiday 2021. È proprio inciso sopra. E questa carta veniva data da Wizard, quindi direttamente dalla fabbrica, a coloro che sono amici di Wizard. Quindi qualche negozio specializzato, qualche influencer, qualche redazione, eccetera, eccetera. È stato un bellissimo regalo di Natale di Wizard. Collaboriamo tramite redazione da un po' di tempo adesso. E mi è stata recapitata proprio poco prima di Natale nella mia casella di posta delle lettere, ed è stato un regalo graditissimo, perché ho visto che in realtà anche gente che magari bazzica il mondo di Magic da tanto tempo non l'ha ricevuta. E quindi sono contento che un po' di gente rosichi. No, beh, scherzo, per carità. Sei stato un privilegiato. Sì. E ogni tanto è bello poterlo essere. Non lo sono mai, però quando è arrivata nella casa delle poste ho detto cacchio, è arrivata intera, perché poi non era completa con niente. E infatti l'ho fatta subito incapsulare poi da Grad, fatta autenticare, e così non scappa da nessuna parte. Ed è un grado A? Sì, ma non ha voto, l'ho solo fatta autenticare. Ah, ok. Non l'ho fatta gradare, perché è decentratissima, proprio in maniera scandalosa. Okay. Sì, si vede che da sopra ha più bordo rispetto a sotto, esatto, insomma. E non è una carta che è gradata a valore, ce ne sono pochissime, non penso serva a gradarla, non ha senso. Penso che sia più importante che esista una carta del genere, quindi va bene così. Poi ho un'altra carta che ho fatto autenticare un autografo che ho fatto fare io personalmente, tra l'altro, quindi non l'ho comprata, ed è questa, è una Lamin Cards del wrestling, vediamo se ok. Questa l'ho fatta autografare quando sono venuti gli wrestler della WWE a Torino qualche anno fa. Regalavano le lamin cards a chi era in coda e facevano gli autografi a tutti. A tutti. Ci saranno state 3-4 mila persone. Hanno autografato tutto. Quindi sei un appassionato di wrestling? Abbastanza, sì. Nell'ultimo periodo non sto seguendo tanto, però da sempre. Cioè, sono sempre stato un appassionato, fin da ragazzino. Chi è il tuo wrestler preferito, se posso chiederti? Di sempre? Sì. Forse Daniel Bryan. Che non o Bryan conosco. Danielson, come si suol dire. Ma anche CM Punk
è uno di quelli che mi è esaltato più di tutti. Purtroppo io mi fermo a Hulk Hogan, The Giant, The Rock, i più conosciuti praticamente, John Cena. E The Rock, anche The Rock, che però non ho vissuto perché lui era nella Attitude Era, quindi quando ero proprio piccolo piccolo, ho riscoperto poi dopo, anche come attore, infatti è uno dei miei eroi, che se io incontrassi probabilmente sverrei, oppure potrei dire, boh, basta, io sono a posto, quello che devo fare l'ho fatto, grazie, arrivederci. A me mi dicono che ci assomiglio a The Rock, soltanto per la capigliatura però. Vabbè, già una cosa in comune ce l'abbiamo. Esatto, già più di me. Poi ti faccio vedere ancora un altro paio di cose, poi basta, perché sennò io poi degenero. No, vai, allora, vai, figurati, anzi, degenera, questo, degenera, senza problemi. Questo è un bel pezzo che mi hanno regalato per il compleanno. È una Cardass di Alakazam, uno dei miei Pokémon preferiti. E queste sono state le prime carte di Pokémon, in realtà, perché sono uscite prima del TCG, prima di tutte, sono in Giappone, e se non ricordo male le prendevi addirittura dalle macchinette gacha, quindi mettevi, proprio uscivano, costavano una miseria, adesso le trovi a 20-30 euro l'una, quando ti va bene, insomma. E quando va male? Ho visto anche qualche inserzione, qualche venduto anche a 100 e passa euro. Vabbè, mettiamola così. Per essere Pokémon, comunque non è esagerato come prezzo, No, esatto, però per le carte che sono, ecco, mettiamola così. Quello è vero. Poi, questa è una cosa nuova, perché questa cosa qua... signori. Questa cosa qua, questo booster pack, è un booster pack promo del nuovo gioco di carte di One Piece, che è stato distribuito solo per, mi sembra, 3 giorni, non al Tokyo Game Show, ma al Anime Expo, se non sbaglio, di Tokyo, se non ricordo male. L'hanno distribuito solo lì, per 3 giorni, e poi mai più, a quanto dicono, perché è proprio una roba particolare di quella fiera lì. Non c'è scritto da nessuna parte, Però tra i collezionisti comunque c'è questa conoscenza, e quindi esatto, puoi far rivalere la cosa. Esatto, io l'ho pagato una miseria, perché l'ho pagato poco, per scoprire poi che effettivamente non verrà ristampato, e ho detto vabbè, ogni tanto una botta di fortuna ci può stare. Il nuovo gioco di carte di One Piece, che in Giappone sta sbancando, sta diventando una... Dov'è? Così. Ma è messa all'interno di una Perfect questa qui, però? Yes, ecco, assolutamente sì. Troppo lucida perché... per essere una carta normale, infatti. Sì, sì. Ma poi hanno, eccolo qua, hanno una qualità, secondo me, superiore a tutti gli altri TCG, perché queste sono fatte principalmente per giocare. Le hanno proprio sviluppate in Giappone per giocare, per i tornei. Infatti è uscita... il gioco è uscito a inizio luglio, se non ricordo male, e sta già, cioè in Giappone stanno facendo tornei su tornei su tornei su tornei. È uscita una carta di Rufy promo solo in 300 copie che danno solo ai tornei, cioè delle robe. In Giappone i box non si trovano più, e se li trovi al doppio del prezzo di quanto costavano 2 mesi fa, 2 mesi fa, non 2 anni fa, 2 mesi fa, e non è ancora arrivato in Occidente. Io ho paura di quando arriverà in Occidente a novembre, dicembre, sarà la fine. Si mangia, cioè, se continua su queste cifre, è uscito nel momento giusto, nel posto giusto, perché è uscito ovviamente in Giappone, con le modalità giuste, cioè il formato è stupendo. È il classico formato da gioco Magic Pokémon. La qualità è... Sì, esatto. Standard, praticamente. Standard americano e non quello giapponese come Yugi. Okay. La qualità è veramente superiore. Io non ho idea di come abbiano fatto quei costi. Cioè, sembrano veramente fatte di cartoncino, non di carta normale che le puoi strappare. E sono belle. Purtroppo sono belle. Non è come il vecchio gioco di One Piece, il Grand Line, dove insomma era... Sì, ok, era comunque un gioco, ma insomma... Ma questo è fatto direttamente da Bandai e hanno fatto centro. Se Bandai fa uscire, perché poi esistono anche le Vice, sono sempre giapponesi, sempre su licenza,
fanno molto spesso a tema anime, a tema manga, eccetera. Ci sono quelle di Hunter x Hunter, dell'Attacco dei Giganti, anche loro sono fatte per giocare, ma comunque non hanno avuto il successo che hanno avuto queste nell'arco di 3 mesi, 2 mesi. Quindi se Bandai è furba e fa uscire anche altro, perché già prevista un'espansione della Marina che uscirà a breve, di One Piece penso andranno avanti per i prossimi 10 anni con questo gioco di carte. Sicuro. Avrà poi spazio anche in Europa, magari avremo anche una localizzazione italiana. Chi può dirlo? Magari. Vedremo. Per ora sembra andare veramente alla grande. Così come sta andando alla grande ormai da anni, ed è uno dei giochi di carte collezionabili che fattura di più in Giappone, una roba come 10 milioni di dollari all'anno, una roba folle, se non di più, che è questo, è Super Dragon Ball Heroes. Bellissimo, quindi. Ricordami, è un aspetto, perché io Super Dragon Ball Heroes lo ricordo simile a un mix tra un arcade e un gioco di carte. Esattamente, perché queste carte, mi ricordo bene, vengono utilizzate, se si mettesse a fuoco sarebbe gradito, niente, non gli piace, queste carte vengono utilizzate in un cabinato. Come vengono utilizzate? Vengono posizionate su una sorta di schermo che rileva il piccolo chip NFC che è all'interno di queste carte. Infatti sono molto più rigide del normale. Mm-hmm. Hanno lo stesso funzionamento degli Amiibo della Wii e della Switch. Però all'interno di una carta. Quindi tu le posizioni, il gioco riconosce che carta è, tu la vedi il tuo eroe trasportato sullo schermo. E tu puoi crearti i tuoi mazzi di 7-8 carte, adesso mi pare siano 6-7 carte, e puoi giocarci. Esiste anche una carta per salvare i progressi in modo tale che i livelli delle carte aumentino. E quindi è una roba folle. In Giappone tu compri le bustine mettendo le monetine quando giochi, ti esce un pacchetto con 4-5 carte e da lì è un altro mondo, cosa che qua non abbiamo mai avuto. Sai, mi suona strano che non l'abbiano fatto per Yu-Gi-Oh!, perché Yu-Gi-Oh! Nella serie animata si sarebbe prestata benissimo con questa cosa del metto la carta, si materializza direttamente il mostro che ho evocato sul campo da gioco. Se lo hanno fatto quelli di Dragon Ball, potrebbero farlo anche quelli di Yu-Gi? Magari in un futuro prossimo, soltanto che dovrebbero praticamente rimodificare il tutto o fare una variante magari. Dovresti fare un'ulteriore variante che secondo me Konami non vuole, perché è già molto dispersivo. Però producono un'espansione ogni 2 mesi, quindi vendono l'impossibile, quindi non gli interessa probabilmente avere i cabinati con Yu-Gi-Oh! Dragon Ball non aveva un gioco di carte, quindi hanno voluto fare, perché poi c'è anche l'altro gioco di carte collezionabili di Dragon Ball, che si discosta totalmente da Super Dragon Ball Heroes, perché ha tutti i personaggi canonici. Con Super Dragon Ball Heroes possono fare quello che vogliono, perché è tutto il fanservice, tutte le fusioni immaginarie, possono fare quello che vogliono. C'è Vegeta Super Saiyan 3 che non esiste nel canone di Dragon Ball. Mi sembra che anche per quanto riguarda il gioco Super Dragon Ball Super, che è l'altro TCG, esistano queste varianti particolari, tipo Trunks Super Saiyan 4, una cosa del genere. Allora, nella fumetteria Grande Inverno, la fumetteria dell'Aquila, ci sono dei ragazzi che per l'appunto giocano. E ogni tanto mi fanno vedere queste carte straordinarie, bizzarre, che nella serie animata non si sono mai viste. E infatti ho detto, ok, ma fatemi capire come funziona questo gioco. Infatti arriverà a breve per tutti gli appassionati di Dragon Ball anche la guida in meno di 20 minuti a come approcciarsi al mondo di Super Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes devo ancora vedere io, quindi posso soltanto immaginare cosa sarà, ma è un universo vastissimo, credo che sia quasi alla pari a quello di Pokémon, proprio per esagerare, quindi ci devo ancora lavorare. Arriverà presto sul canale, prima della fine dell'anno, questo ve lo posso garantire. Arriverà, sono sicuro, e ve lo posso garantire questo. Quindi, vendono molto bene anche quelle lì di Dragon Ball, da quello che so. E infatti sono sempre 7 o 8 giocatori che si presentano lì puntuali a fare un torneo settimanale. Infatti dico, ok, wow. Anche
Questo mi ha spinto ad essere molto più curioso per quanto riguarda il gioco di Dragon Ball. E so quindi che poi magari ho visto io, ho preso uno svarione, può succedere di tutto, perché non sono ovviamente infallibile nonostante il mio nome, perché l'Arconte di solito canonicamente nel gioco di Keyforge è un qualcosa di infallibile, purtroppo io sono un Arconte sì, ma solo di nome. E ho visto comunque che, fatemelo magari sapere nei commenti, voi appassionati di Dragon Ball, ci sono anche dei personaggi mai apparsi nelle serie animate, quindi magari non lo so. Sicuramente mi informerò meglio. Sicuramente mi informerò meglio al riguardo. E quindi mi hai fatto vedere una carta che è, se non sbaglio, Goku Super Saiyan 4. Sì, questo è canonico, guarda, Goku Super Saiyan 4, quindi ok, niente, oggi non mette a fuoco, vabbè. È bellissimo perché ha i capelli un po' rossicci che lo fa tranquillamente scambiare per un Gogeta Super Saiyan 4, che è l'eroe più forte della galassia. E Ma c'è anche quindi Gogeta Super Saiyan 4, c'è anche sicuramente, Gogeta. sicuramente con il suo Kamehameha Big Bang Attack, cose varie che poi spaccano universi interi. Però comunque, non dilunghiamoci troppo su questo No, aspetto. infatti, infatti. Altrimenti parte uno sproloquio, soprattutto tuo, perché per quanto mi riguarda io Dragon Ball conosco soltanto le sfere del drago e le serie animate, la mia preferita è la Z, dopodiché stop, basta, cioè, mi sono fermato lì, ho visto qualcosa di super, ma proprio l'espansione, no, l'espansione, scusate, deformazione professionale, la trasformazione in cosi, istinti vari. Chiedo scusa, perdonatemi, ma veramente è un mondo che mastico poco. Tornando a noi, la prossima domanda che volevo farti è: abbiamo parlato di diversi giochi di carte collezionabili. Qual è il tuo preferito? Magari facci una top 3 o una classifica ai migliori 5. Decidi tu. Allora, vediamo un po'. Probabilmente, sempre dal mio punto di vista, quindi collezionistico, eccetera, il primo è irrimediabilmente Pokémon. Pokémon perché ha una varietà incredibile, nonostante gli ultimi set non mi siano piaciuti tanto, proprio a livello di bellezza. Io parlo di artwork, parlo di, perché alla fine della potenza delle carte mi interessa relativamente poco. Certo. Sono un fan degli artwork, quindi io li vedo, dico, ah, bello questo, no? Perché poi il bello delle carte è anche quello. E, nonostante gli ultimi set, a parte qualche carta, non sia granché, direi che è Pokémon, perché quando poi fai paginate nell'album di artwork messi in un certo modo, poi io sono un po' fissato con queste cose, una sorta di OCD. Quindi mi metto, faccio, no, questo deve stare sopra questo, ma con che logica? La mia, non ti preoccupare, quindi queste cose qua. Poi secondo, quasi pari merito, ti direi Magic, anche lì per una cosa affettiva, ci ho giocato talmente tanto, ho visto talmente tante carte, nonostante mi sia perso quasi 10 anni, perché poi ho smesso, venduto tutto per poi ricominciare poco prima della pandemia. È un gioco a cui sono molto affezionato, ha una lore incredibile, vastissima. Tra l'altro, quest'anno, cioè nel 2023, ci saranno 4 espansioni dedicate interamente a un pezzo di lore. Ogni espansione porterà avanti la lore della Guerra dei Fratelli, di Urza, Pyrexia, eccetera, eccetera. Non mi dilungo. E Wizard ha avuto un po' di alti e bassi nell'interesse dei giocatori, soprattutto per chi fa tornei, per chi gioca competitivo. Sta cercando di mettere un po' a posto il tiro, quindi apprezzo questa cosa. Al terzo posto, non te lo saprei dire, perché io c'è stato un periodo in cui sono andato in fissa proprio con le carte di Super Dragon Ball Heroes, tanto da farmi mandare un box dal Giappone, ma proprio in fissa, cioè che io le prendo, ce n'ho 2 scatole piene, perché sì, perché poi anche su eBay costavano pochissimo. Io sono fan delle foil, come le gazze, quindi se una cosa brilla io vado fuori di testa. Quindi anche su eBay prendevi set da 100 carte foil. Non mi interessava la rarità, erano foil tipo 5 euro, 100 carte mie, prese, fatto subito. Quindi probabilmente quello con cui sono andato più in fissa come terzo
è stato quello, perché poi ho comprato anche il gioco sulla Switch, perché poi ne hanno fatto una trasposizione per le home console. Ovviamente non puoi appoggiarci le carte sopra, certo, ma anche lì nel gioco sbusti, trovi le carte, puoi farti i mazzi, segui la storia, perché poi c'è tutta una storia. Ti direi che la mia top 3 è questa, nonostante ce ne siano tantissimi altri. Ho scoperto Flesh and Blood ultimamente, che a livello di gioco è divertentissimo e cerca di sistemare alcune regole dei TCG vecchio stile. Keyforge, c'è stato un momento in cui con i miei amici abbiamo fatto un torneo a casa, proprio organizzato con i premi primo, secondo e terzo posto, comprato 10 mazzi, pescato sul momento e giocato, fatto cioè questa cosa qua. Purtroppo è durata poco per noi, poi c'è stata la pandemia, eccetera. Però è bello, eravamo andati in fissa per qualche mese, è stato bello anche quello. A breve riuscirò a mettere le mani su un po' di materiale del TCG di Final Fantasy. Final Fantasy, bellissimo, una delle mie saghe videoludiche preferite. Deve arrivarmi un po' di roba in questi giorni. Ho già iniziato a leggere, guardare, eccetera, capire come funziona. Anche lì il gioco è un pochino più intuitivo, un po' più rapido, e c'è di tutto a livello collezionistico. Ce ne sono talmente tanti. C'è il gioco di carte di Hunter x Hunter, c'è quello di My Hero Academia che sta iniziando a sbancare, ce ne sono troppi. C'è quello di Jakas, ci sono le carte collezionabili di Jakas, valgono dei soldi, perché Jakas hanno fatto il sistema all'americana, quindi con le carte numerate. Ci sono le score del calcio che hanno gli autografi ufficiali sopra. Tu puoi trovare una carta con l'autografo di Maradona, che è follia, cioè è una roba fuori di testa. Ce ne sono troppi. Ci vorrebbero tante vite e un sacco di soldi, oppure essere molto influenti e quindi farsi mandare un sacco di roba. Non si può, quindi bisogna purtroppo bisogna rimanere sempre informati, ma io dico, da ligure ti dico, cercando di spendere il meno possibile. Assolutamente. Spendiate, okay, accuratamente e non a caso. Quindi. Spendete responsabilmente. Esatto. Fantastico. Anche perché, volevo aggiungere, esiste anche il gioco di My Little Pony. Attualmente esiste, sì, ancora. Attualmente esiste ancora. E viene molto giocato dagli appassionati della saga. Viene tantissimo giocato, infatti sono soltanto loro. Ogni tanto ci sono tornei da 100-150 persone, ma sono persone che si radunano da tutte le parti del mondo per andare poi ad incontrarsi in un luogo specifico e a darsi battaglia a suon di zoccolate nel muso. Questi sono giochi di carte collezionabili che magari un giorno faranno capolino anche qui sul canale dell'Arconte del Crogiolo. Un passo alla volta, cerchiamo un attimo di ridimensionarci, anche perché fra un po' partiranno tante realtà qui sul canale, quindi restate sintonizzati. Dai. Hai parlato sia di Keyforge che in una chiacchierata in separata parte mi hai detto che è durato pochissimo, avete giocato soltanto a Il Richiamo degli Arconti, che è il primo set di Keyforge, dopodiché non lo avete seguito, e quando vedrete questo video sicuramente... non posso dire a breve, perché dopo questo video ne registrerò un altro dove farò un piccolo video flash, quindi uscirà prima il video flash e poi ovviamente questo qui, che sarà il classico della domenica. È partita la campagna Kickstarter da parte della Ghost Galaxy, che è la nuova acquirente di Keyforge, e ci sono delle informazioni molto molto interessanti. Magari vi lascerò qui sopra la scheda dove potrete andare a vedere proprio il video dedicato. E hai parlato anche di Flesh and Blood, che è un gioco che ti sta appassionando tantissimo, giusto? Abbastanza, sì. Ci hanno dato la prima espansione in italiano e quindi sono andato a informarmi un po', insomma. Non quindi è male. Con l'History Pack 1 avete iniziato praticamente. Esattamente. Ottimo. E sesta domanda... Proprio rilegandoci a questo aspetto, con mia grande sorpresa ho scoperto che hai imparato a giocare per l'appunto a Flesh and Blood attraverso un mio video. Parlami di come ti sei trovato, insomma, se lo hai trovato chiaro, esaustivo, esauriente, insomma, dici la tua.
Allora, già il fatto che io abbia imparato a giocare guardando il tuo video è già un buon risultato, cioè, quindi vuol dire che è comprensibile. No, mi sono trovato bene, quindi ho dovuto necessariamente cercare qualche risorsa che mi facesse capire come funzionare. Mi sono imbattuto nel tuo e è chiaro, preciso, rapido, perché va subito al punto, quindi super contento. Ottimo lavoro, come Grazie. direbbe Hancock. Esatto, Ottimo lavoro. ottimo lavoro, ottimo lavoro, grazie Ottimo infinite. lavoro. Quindi consigli comunque i video di come imparare a giocare in meno di 20 minuti a qualsiasi TCG che voi vogliate dell'Arconte del Crogiolo? Punto Direi interrogativo. di sì, perché in 20 minuti è difficile trovare qualcuno che te lo spieghi in maniera decente, quindi assolutamente sì, Perfetto. assolutamente sì. Sono un po', me la sto un attimo tirando in questo momento, Vabbè, a ci sta, scusa, ci parte sta, gli ci sta. scherzi. No, sono davvero molto felice che ti sia tornato utile e mi auguro che possa tornare utile a quanti più giocatori possibili. Per l'appunto, lo scopo del canale è aiutare i nuovi giocatori ad affrontare qualsiasi gioco di carte collezionabili esistente, attualmente in mercato. Ovviamente non andrò mai a parlare di Hercules, per l'appunto, come abbiamo detto prima, perché è un gioco che oramai da 20 e più anni non esiste più, quindi sarebbe inutile andare ovviamente a parlare di giochi che oramai sono estinti un po' come i dinosauri milioni d'anni fa. Quindi sono contentissimo che il video, la risorsa che sei andato a cercare ti sia tornata utile e che sia stata soprattutto comprensibile. Quindi un grazie infinito a te per avermi dato fiducia. Ultima domanda, e poi chiudiamo. Una domanda un po' particolare. Quali sono i tuoi accessori preferiti, ma che utilizzi per mantenere al sicuro al miglior dei modi la tua collezione? Ad esempio, utilizzo questa bustina piuttosto che quest'altra bustina, metto all'interno di determinate inner sleeve tipo le saleable oppure le normali, le tradizionali, quelle con inserimento laterale, utilizzo questo album da collezione, eccetera, eccetera. Insomma, dici un po' quali sono i tuoi accessori preferiti per quanto riguarda l'essere un collezionista. Allora, io da poco in realtà mi sono convertito agli album senza anelli, nonostante perché io ero fissato col fatto di dover inserire sempre bustine, sempre buste nuove, sempre, allora, vediamo un po', sempre nuove bustine con gli Ok, il anelli e tradizionale. quindi. Esatto, quindi ho detto, ma se poi devo aggiungere qualcosa, aggiungo altre buste. Il Certo. problema è che poi, a parte che diventano giganteschi, troppo, e poi a seconda delle carte il tempo rischia di piegarle o di rovinarle, oltre che ad avere l'apertura superiore, quindi lato superiore, che nonostante tutto un po' di polvere ci entra lo stesso. Quindi da poco mi sono convertito ai classici album con l'elastico, con apertura laterale. Quindi Ottimo. molto più comodi, molto più ordinati perché non hanno gli anelli che occupano posto qua e sono proprio di ottima fattura anche perché ogni colonna si può piegare senza che dia particolari problemi. Fare così, fare in questa maniera qua. Ovviamente, come ogni buon collezionista matto che si rispetti, le carte non vanno mai messe da sole dentro l'album. Infatti, ad esempio, questa è una terra particolare Bellissime queste. delle Forgotten Realms, sempre con le perfect size all'interno dell'album. O anche dentro le bustine, banalmente. Questa di Dragon Ball Super è dentro una Dragon Shield di colore blu, che sono quelle che a livello di qualità, secondo me, sono le migliori, Quella è una ma classic, se non mi sbaglio, vero? una classic blu Ok. delle Dragon Shield, semplicissime, però foderata da una perfect size. In questo caso, quelle di Dragon Ball Super sono quelle classiche giapponesi, perché non ho trovato le altre, sempre della Dragon Shield, ma ultimamente per quelle americane mi sono trovato molto bene con quelle della Titan Shield, che costano relativamente poco, sono perfect size, e sono di una buona qualità. Tanto le perfect size sono principalmente come una seconda copertura, mai come una prima. Certo. Quindi se non sono proprio di cartapesta e costano poco, se il rapporto qualità-prezzo è ottimo, perché no?
Infatti. Poi io sono ultimamente diventato anche fan di questi. Vabbè, a parte la Fear dentro, un po' old school. Questi sono degli hard stack. Costano un pochino, però questi sono veramente la protezione ultima per alcune carte, o non per tutte ovviamente, perché il prezzo ovviamente non vale la candela. Se proprio si vuole esporre qualcosa, tipo io in questo caso ho messo una delle carte di Grid Island di Hunter, e non ho un album dove metterli, non voglio tenerle così libere, quindi ho preso un hard stack in modo tale che queste non scappino da nessuna parte, siano comunque belle da vedere e rimangano comunque. Sì, infatti sono, mi sembra che sia un top loader, io lo chiamo, un top loader magnetico, 35 punti della Ultra Pro, se non mi sbaglio. Esistono anche quelli della Ultra, esatto, esistono anche quella della Titan Guard. Esattamente. Devi passarmi il link perché non conosco la casa, quindi mi devi passare il link assolutamente. Ci sono anche i classici top loader, questi si chiamano top loader, e questi sono un po' più... Questo Magikarp Shiny è un qualcosa di straordinario. Lo volevo tanto, quando l'hanno ristampato il 25esimo ho detto vabbè, costa molto meno dell'originale, veramente, però è comunque molto bello, ho detto lo prendo. Questo è un buon investimento, perché anche la versione del 25esimo anniversario merita, insomma. Esatto. Va benissimo, va benissimo. E questi sono i top loader classici, questi sono un po' più economici e servono proprio soprattutto per le spedizioni. Questi sono ottimi perché proteggono abbastanza bene a un prezzo decisamente buono. Cioè è difficile che te li pieghino questi. E se poi si vuole fare proprio le cose in grande, ma come io consiglio sempre, poi mi dirai ovviamente la tua se sei d'accordo o meno, per carte che hanno un valore superiore ai 100 euro si può utilizzare anche un hard stack in modo tale che si fa anche una bella figura. E poi si vuole mettere all'interno, uscirà un video dedicato anche sotto questo aspetto, ci si vuole mettere poi all'interno della busta di spedizione anche uno stand, insomma ci si fa una figura di un certo livello e le 5 stelle sono assicurate. Quindi come la pensi tu sotto questo punto di vista? Io sono molto nazi su queste cose qua, nel senso che faccio diverse spedizioni, quindi assolutamente busta pluriball, che sia grande, piccola, indifferente. Poi ovviamente dipende dal valore della carta. Se mi compri una carta da 2 centesimi, quindi devi stare anche sotto un certo peso, ti becchi quello che ti becchi, certo. Cioè ti faccio comunque l'imballaggio giusto, la busta di pluriball, perché sì, non ti posso mettere un cartone spesso 8 centimetri, perché se no mi paghi il corriere, certo. Per 2 centesimi non conviene neanche a te. Mi è capitato di vendere un Charizard lucente dell'espansione di Pokémon Go, che è un Pokémon che odio, grosso modo, quindi non mi interessava. Il compratore ha speso una discreta cifra, quindi ho potuto fargli un imballo decisamente più importante. Un hard stack, il cartone, cioè è giusto così. Se una persona paga una determinata cifra, chi sono io per fare le cose male? Certo, certo. Ci attireremo ovviamente dopo la tua affermazione le ire di tutti quanti gli allenatori collezionisti del mondo, però signori, il mondo è bello perché è vario, non a tutti può piacere Charizard, ad esempio per quanto riguarda la mia lista personale neanche rientra tra i primi 3, quindi esatto. Quali sono i tuoi Pokémon preferiti? Poi vediamo un attimo, allora, facciamo una comparazione per vedere se... Certo. Allora, in testa, vediamo se riesco anche a trovarlo, perché è una carta di cui sono molto contento di aver recuperato dopo anni, ovvero il buon Hunter, Pokémon Fantasma, rigorosamente non evoluto, perché Gengar mi sta un po' qui, mentre Hunter lo ritengo uno dei Pokémon più belli che sia mai stato fatto. Beh, bellissimo, il sì. Classico fantasma, proprio bello, bello, bello. Eccolo qua. Poi c'è Alakazam, perché piega i cucchiai. Cioè, io da piccolo ho sempre voluto piegare i cucchiai, come Neo di Matrix.
E poi al terzo posto, mi sa che c'è il topo giallo, Pikachu, perché io ho un debole per Pikachu. Non ci Quindi sono. sei classico sotto questo punto di vista. Sì, Pikachu pari merito con Squirtle, quindi Ah. non evoluto. Non evoluto, Ti sì, piacciono le niente non bravo. evoluzioni? Ti piacciono i Pokémon base? Qualcosa sì, perché sono molto belli e tanti poi vanno a rovinarsi col tempo, quindi sì, sono per gli starter. Molto bene, invece per quanto mi riguarda, allora, il primo posto per me è di Rayquaza in assoluto, perché Rayquaza è con tutte le sue evoluzioni, mega evoluzioni, quello che è. Poi mi dispiace di averti sentito dire che Gengar ti sta un po' qui, perché al secondo posto per me c'è Gengar, infatti in Pokémon Go ho praticamente tutto full Gengar, il mio compagno è Gengar, ho il vestito di Gengar, lo zaino di Gengar, sono praticamente Gengar. E poi al terzo posto c'è Dragonite, perché insomma è Dragonite. Mi sono innamorato di Dragonite la prima volta che l'ho visto, come per Gengar. Poi è arrivato Rayquaza, ovviamente ha rubato il posto a tutti. Però questo è il trittico che vorrei portarmi dietro se fossi un allenatore di Pokémon. Dragonite, il golden retriever dei Pokémon, È come lo bra chiamo io. bravissimo, è proprio il Golden Retriever dei Pokémon, perché però si comporta come un Golden Retriever, quindi credo che sia proprio la descrizione perfetta di questo Pokémon Drago, quindi perfetto, veramente. Bene, Lorenzo, io ti ringrazio infinitamente per esserti prestato per 2 volte, poi magari in una storia lo spiegheremo assieme, per 2 volte a questa intervista, questa volta sono sicuro. È andata più che bene. Bene. E signori, per qualsiasi informazione che volete chiedere a Lorenzo, avete a disposizione i commenti, potete direttamente scrivere sotto questo video, poi gli girerò io direttamente tutte le domande che magari avrete e risponderò proprio, copierò ed incollerò la risposta che lui mi farà in DM su Instagram e la riporterò direttamente sotto i commenti, o magari Lorenzo, se vorrai passarci tu ogni tanto per dare una risposta tua propria a chi Ma ti farà delle certo. domande, mi farà assolutamente non piacere, ma di più. Quindi, per qualsiasi altra informazione così, sappiate che o da parte mia o da parte sua riceverete comunque delle risposte. Ed è per questo che devo andare a recuperare e rispondere a tutta la miriade di commenti che mi avete fatto, come sempre. Lo faccio, lo sapete che lo faccio, quindi risponderò a tutti indistintamente, devo soltanto trovare il tempo di potermici dedicare. Quindi, signori, ancora un grazie infinito a Lorenzo, vi lascerò come sempre il link del suo profilo Instagram in descrizione e niente, noi ci vediamo nella prossima puntata di Il Salotto sul Crogiolo. Non so ancora con chi, ma sicuramente sarà una grandissima sorpresa. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se ancora non siete iscritti, lasciate un like o un dislike se questo video non vi è piaciuto e fatemi sapere nei commenti magari il prossimo ospite, così almeno mi facilitate anche il compito. Ancora un grazie infinite a Lorenzo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!